Spettatore delle fonti TV, l'ultima parte, cosa ti sei perso? Il minuto della giornata lo passiamo in un primo momento con Davide Biocchi. Ciao Davide. Ciao, un saluto ai telespettatori. Allora Davide, questo cable GBPUSD è arrivato su un punto importante. Ecco, che opinione ti sei fatto tu anche con il cambio di governatore da parte della Bank of England? Ecco, un parere. Ma in linea di massima diciamo che il movimento a cui abbiamo assistito nel corso dell'ultimo mese di dicembre è stato molto interessante. Insomma, in qualche modo si può dire che la sterlina è stato lo strumento volatile del mese, no? Diciamo. E questo movimento, che secondo me potrebbe avere anche come pullback, ecco così, del pound sul dollaro, anche un affondo intorno a 1,30 da quelle parti, insomma, un po' più giù dei livelli attuali, comunque mi sembra un motivo abbastanza interessante per valutare l'apertura di posizioni long, ovviamente con stop loss stretto. Nel caso di ritorno, in quel trading range tra 1,28 mal contati e 1,30, che sul cambio è andato avanti praticamente per un paio di mesi, un mese e mezzo. Okay? Quindi mi sembra che la natura sia interessante. Certo, oggi abbiamo avuto la Bank of England, dopo alcune sedute decisamente negative della sterlina, che era stata protagonista di un recupero importantissimo, oggi abbiamo una seduta di reazione, anche se non particolarmente eclatante. Ecco, per quanto riguarda invece il mercato italiano, che opinioni ti aspetti da partire dal nuovo anno sul FIB? Ma guarda, sul FIB il problema è che noi abbiamo dei dati pessimi dal punto di vista della macroeconomia, diciamo pessimi se uno poi vuole vederci una lettura in chiave espansiva, diciamo non sono i peggiori dati, però sono dati proprio che raccontano di una situazione stagnante, quasi stratificata. Ciò nonostante il mercato quest'anno ha fatto più 23%, la borsa di Milano e con oggi andiamo in giorno importante di scadenza tecnica a fare una rottura importante del precedente massimo rialzista. Sembriamo proprio indirizzarci verso quell'area tra i 24 e i 25 mila punti che da 10 anni respinge ogni velleità di recupero del nostro mercato. Ecco, evidentemente tantissimi si domandano perché e io insisto nel dire che è un tecnicismo. Si vede bene questo se si guarda la correlazione inversa con il Bund. I soldi stanno uscendo dal forziere tedesco, infatti ne aumenta il rendimento, e il mercato azionario ne beneficia con rialzi contraddistinti da volumi importanti. Non è un caso, secondo me, che in corrispondenza di tutti i maggiori rialzi del rendimento del Bund, noi abbiamo avuto rialzi del rendimento, diciamo così, rialzi, scusa, dei volumi di scambio sull'azionario con sempre praticamente segno più in quelle giornate sui mercati. E oggi noi andremo a fare senz'altro, perché siamo già adesso, abbiamo già adesso superato la soglia, una seduta superiore a 3 miliardi di scambi che per essere sotto Natale non è per nulla male. Abbiamo fatto 2 miliardi e 2 ieri, avevamo fatto 2 miliardi e 2 martedì, di nuovo con un bel movimento a rialzo e se andiamo a ben guardare rispetto a quel miliardo e mezzo, miliardo e 8 di scambi giornalieri che noi abbiamo visto a lungo nei mesi di luglio, agosto, settembre, anche tutta la prima parte di ottobre, bisogna dire che in alcuni giorni addirittura abbiamo raddoppiato gli scambi e questo con bei movimenti a rialzo. Per questo mi fa ben sperare per il 2020, non perché ci siano le condizioni macroeconomiche e legate ai fondamentali, ma perché i mercati a volte hanno bisogno di tecnicismi e questo è un tecnicismo che porta liquidità sulle azioni che salgono per inerzia. Benissimo, c'è una domanda su Davide, come vede Banca Popolare di Milano e come vede i bancari nel 2020? Grazie. Beh, in generale devo dire che Popolare Milano, che poi altri non è che il titolo BAMI sui mercati, non ha secondo me il grafico più bello tra i bancari stessi. Decisamente migliore il grafico di Unicredito che diciamo si muove sopra la soglia dei, si mantiene sopra la soglia dei 13 euro e quello di Intesa che se non altro si trova praticamente a rialzo anche oggi nella seduta e soprattutto ha superato con la chiusura attuale la forte resistenza dei 2,37 euro, un po' come l'indice, no? Che supera il precedente massimo e quindi questo è foriero di aspettative discrete. Per quanto riguarda il 2020 vedo meglio impostate come detto Intesa e Unicredito e penso che le banche saranno un settore senza il quale quel tipo di idea di cui vi ho parlato prima non può realizzarsi. Bene, c'è da valutare anche il gold. Gold, che idea ti sei fatto sul gold eventualmente con questo
mancato rialzo, comunque o ribasso del gold stesso? Beh, diciamo che il gold attualmente è su un livello fondamentale perché, diciamo, ha vissuto una fase laterale ribassista, lo sappiamo bene, dopo i rialzi della prima parte dell'estate, tutto il mese di agosto e poi settembre, fino a oggi il gold ha consolidato dapprima intorno ai 1520-1550 dollari l'oncia, poi pian piano fino ad arrivare a questi livelli. Oggi 1482, area 1480 è un'area molto importante. Siamo tra la resistenza dinamica, quella dei due massimi, ora tre, diciamo, decrescenti realizzati in tempi recenti, e quella statica legata appunto al supporto prima e ora resistenza di quest'area, insomma 1480-1485. Quindi risulterà decisivo capire se sopra o sotto questi livelli. Bene, per Davide, posso entrare short sul VTI ora e aspettare target fino a 59,49? Ma diciamo che siamo in un'area di forte resistenza, 60 dollari, tutta l'area tra 60 addirittura e 62, ma con estensione anche fino a 64 dollari, è un'area impantanata per il crude oil, però il petrolio ha forza in questo momento, quindi io piuttosto aspetterei, cioè mi sembra un po' rischioso, visto che c'è un bel trend rialzista che va avanti da parecchi giorni, puntare su un ribasso, anche se la candela di oggi devo dire qualche segnale che magari il momento è un po' maturo, c'è, lo dà, insomma, lo offre. Quindi sì, potrebbe anche starci come operazione, però attenzione perché è una violazione del precedente massimo. Insomma, un arrivo a 61,30, 61,50 vorrebbe dire stop loss assolutamente sulla posizione. Bene, c'è anche un'altra domanda. Buongiorno buongiorno a Davide, sono long sul Bund, eventualmente stop loss, grazie. Beh, diciamo che in questo momento essere long sul Bund forse non è proprio la cosa ottimale, nel senso che in qualche modo la figura che si è andata disegnando e delineando nel grafico giornaliero è quella di un testa spalle ribassista, mi riferisco al grafico del continuous, con avvenuto test, diciamo, pullback, diciamo così, della resistenza. Ora, il Bund sembra un po' indirizzato ed è in questo momento, tra l'altro, molto inversamente correlato col mercato azionario. Quindi più continua la forza dell'azionario, più il Bund, diciamo, può vivere momenti di ribasso. Però, insomma, evidentemente il Bund ci ha abituato a delle sparate improvvise, quindi è difficile dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, specie se l'orizzonte temporale è di breve periodo. Io vedo nel medio periodo, se continua la forza sull'azionario, un Bund probabilmente ancora più debole dei valori attuali, però evidentemente nel breve ci sta che ci sia magari anche un movimento di ulteriore recupero. Bene, Davide, guardiamo in ultimo la faccenda dell'impeachment di Trump, cosa ne pensi? E poi ci salutiamo. Sì, certo, sono qua. Ti sentivo male Sì, però, quindi non ho dicevo capito se la mi hai fatto faccenda un'altra di Trump domanda. in stato d'accusa, che ne pensi? Ma penso che fa parte diciamo, già conoscendo l'esito, per cui evidentemente alla fine si andrà verso una soluzione, perché nel Senato c'è una maggioranza corposa per Trump, evidentemente sa più di schermaglia elettorale, perché insomma noi poi da qui abbiamo anche pochi elementi per poter giudicare nel merito della situazione. Quindi assolutamente si tratta di capire come e diciamo soprattutto in quale modo da entrambe le fazioni politiche verrà utilizzata questa a titolo di propaganda. Bene, e il nostro BTP potrà tornare a 143? Beh, diciamo che si parla probabilmente di BTP Future, Sì, diciamo. ovviamente sì. Beh, sì, direi proprio di sì. Beh, evidentemente l'ipotesi che possa tornare a 143 può starci, però il movimento che noi abbiamo visto in questi giorni ci racconta di un rendimento che sta salendo, cioè non è così lontano 143. Però ripeto, in questo momento mi sembra che il trend sia piuttosto chiaro. Stanno salendo in generale i rendimenti e sta salendo contestualmente il mercato azionario, perché salendo i rendimenti vuol dire che c'è del denaro che fuoriesce
pronti contro termine, diciamo, o comunque dall'obbligazionario e che sta switchando verso l'azionario. I numeri lo dicono in maniera piuttosto evidente. Bene, grazie Davide per il tuo intervento, buone feste. Grazie a te, un saluto ai telespettatori, buone feste a tutti.